Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Michele, qui siamo su Picode. Oggi per la rubrica Parole di carta, dove mi occupo di dialogare con autori del panorama del fumetto italiano, ho il piacere di dialogare con Anna Maria Scarpa e Tonio Vinci. Grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te. Allora, Grazie a te, è un ragazzi, grande piacere essere qui. anche per me lo è, lo dico con tutto il cuore perché ho letto il vostro fumetto e mi è piaciuto. Quindi Grazie. anche per questo vi ho invitato. ho già invitato autori che sono stati su Astronica, quindi ora tocca anche a voi. E parliamo di Rossetto, un'opera appunto uscita per Astronica, eccolo qua. Molto bello colorato, mi è piaciuto moltissimo anche per la tematica che Tonio ha affrontato, poi ne parliamo tra pochino. Prima di iniziare vi chiedo a entrambi, giusto per i lettori, gli ascoltatori che non vi conoscono, di presentarvi brevemente, giusto per capire un po' il percorso evolutivo che vi ha portato a fare appunto quest'opera. Diamo ad Anna Maria il Volentieri. microfono. Inizio io, prima le donne, restiamo a tema. Sì, No, a parte gli esatto. scherzi. Io sono Anna Maria Scarpa, in arte KH Crystal, e ho avuto la possibilità di debuttare come colorista con questo fumetto a Lucca, tra l'altro di quest'anno, anzi l'anno passato, appena scorso. Per me è stato un grandissimo onore, anche un grandissimo piacere avere la possibilità di collaborare con Tonio, perché mi trovo molto, molto in sintonia con lui come autore, e in generale è stato per me una gran cosa iniziare così, perché io non sono ancora letteralmente nessuno. Questo è stato proprio il mio inizio. Io sono fresca fresca di scuola, ho appena finito la scuola internazionale di comics di Reggio Emilia, dove sono uscita con il massimo dei voti. Insomma, appena uscita dalla scuola, questa è stata letteralmente la prima lavorazione che abbiamo fatto, quindi io non ho grandi altri progetti da presentare. Posso dire che magari c'è qualcosa a cui sto lavorando nel momento. E sì, il fumetto e in generale il disegno sono sempre stati la mia passione fin da quando ero molto piccola, e sono contenta di star riuscendo a inserirmi nel panorama italiano di autori, perché abbiamo veramente alcuni dei fumettisti più bravi del mondo sono proprio qua in Italia, se vogliamo essere onesti. Bene, bene. No, ma la prima prova è andata bene, almeno per quanto mi riguarda è stato un bel debutto, quindi complimenti anche per questo. Ti ringrazio mille. Tonio, tu? Allora, io sono Tonio Vinci e niente, sono un fumettista, uno sceneggiatore. E insegno alla Scuola Internazionale di Comics di Pescara, però in realtà l'insegnamento è l'altra mia passione grandissima, tant'è che insegno, non so, fumetto in carcere, fumetti negli asili, ovunque, perché ho proprio in carcere un'esperienza bellissima Immagino. di cui faremo un'altra live, perché infatti stiamo pensando anche un libro a tal proposito, ma quello è la domanda. Progetti futuri, è quella che facciamo alla fine, no, sto scherzando. E quindi ho studiato anch'io una cosa stranissima, cioè proveniamo da posti completamente diversi, però abbiamo studiato entrambi alla Scuola Internazionale di Comics. Ovviamente io, che sono un po' leggermente più anziano, ho studiato, mi sono diplomato 15 anni fa, ci tengo a precisare che è una delle cose più belle e migliori che ho fatto nella mia vita. Cioè, non è che per essere fumettisti bisogna per forza frequentare la Scuola Internazionale di Comics, però a me mi ha aiutato. Senza di essa Sì, sono d'accordo. non avrei sicuramente potuto, fare questa professione. Mi ha dato la possibilità di mettere a fuoco elementi tecnici, prospettiva, anatomia, che possono essere considerati come elementi freddi, ma in realtà se le accoppia una voglia di esprimersi, ha una voglia di scrivere, di comunicare, diventa veramente una bomba o un elemento a tuo favore. Quindi niente, sono un fumettista, credo di essere al mio quinto libro, mi sembra. Ho pubblicato Nonni per la Tounoué, poi Establement per Hazard Edizioni, poi Noi per Oblò. Poi una specie di opuscolo divulgativo per le tasse sui Questo fumettisti, qui. perché io mi occupo
anche, diciamo così, dalla parte fiscale per un mio, ovviamente, percorso di vita. Sono laureato in economia, e faccio anche questo in tutte le scuole di fumetto italiano, e molte scuole di fumetto italiane. Poi ho pubblicato, non lo so, su Antifanzine, ho pubblicato su Oblò, ho pubblicato sull'Agenda Readers. Diciamo che ho fatto un po' di lavori, però quello che mi porta più gioia, e lo dico proprio con sincerità estrema, è il lavorare, proprio il disegnare, il comunicare. Poi tutto ciò che viene dietro, viene intorno a questo, è ovviamente fondamentale, perché la diffusione è fondamentale. Però quello che mi Chiaro. piace è proprio la creazione. Quindi basta, Beh, quindi, cioè, ho scritto anche articoli per scuola di fumetto, però diciamo che è il mio lavoro, basta, dico solo questo. chiaro, chiaro, ma questo è Ah, bello. volevo dire una cosa, scusami, è stato veramente un piacere lavorare con Anna, e lo dico non perché siamo qua, cioè, glielo dico anche in chat in No, no, privato, perché anche per Anna, me è onesto. Sì. pur essendo esordiente, prima di tutto mi ha dato la possibilità di uscire dai miei colori, poi ne parleremo, Sì. ma soprattutto è stata molto professionale, molto più professionale di professionisti, cioè, è stata veloce e precisa. Basta, volevo Beh, ricambiare questo ringraziamento. ti ringrazio. ora infatti ne parliamo e li vediamo anche soprattutto noi alcune tavole. Ma devo dire che appunto è stata, beh, io dall'esterno, quindi da lettore ho apprezzato moltissimo, vabbè, ovviamente entrambi i lavori. E che dire, per chiudere un po' il percorso sul vostro, scusate, gioco di parole, percorso, no? Nel senso che ovviamente Antonio anche anagraficamente è più grande, quindi ha avuto un percorso differente. E come dicevi tu, per fare il fumettista, per fare l'artista, anch'io da insegnante dell'Accademia, non bisogna fare per forza l'Accademia, ma è chiaro che l'Accademia o comunque le scuole ti danno una base, una formazione che aiuta, no? Quindi quello è assodato. Detto questo, dato anche le presentazioni, passiamo ora a parlare dell'opera, che è la cosa che più, no? Ci piace e che magari anche i lettori sono curiosi di capire. Intanto, come nasce l'idea, il soggetto di quest'opera? Ce ne parli tu, Tonio? Sì, volentieri, Visto volentieri. che. Guarda, io a ritroso ultimamente sto facendo un'analisi su come, un'analisi, cioè sto pensando come mai vengono fuori alcune cose, perché ho una specie di predisposizione, carattere, come penso molti sceneggiatori o scrittori, e non riesco a capire, cioè ho capito forse che sono un media, cioè mi vengono fuori delle idee, che filtro attraverso tutto quello che vivo. Sia per quanto riguarda il mio primo libro, Nonni, che parlava della riscoperta del sesso tra anziani, e in quel caso l'avevo rivissuto, ovviamente non in prima persona, però abitavo in Emilia-Romagna, dove è noto che ci sono tantissimi circoli di anziani dove ballano, eccetera, e mi avevano raccontato alcuni anziani queste storie. E in questo caso specifico, io tutto quello che ho messo all'interno di Rossetto, posso dire che l'ho vissuto completamente, come quasi tutti i libri. Cioè, io ho lavorato per circa 10 anni all'interno degli studi, e in questi studi effettivamente io notavo e vivevo sulla mia pelle tutto quello che succede in Rossetto. Cioè, vivevo la contrapposizione, la differenza, la supremazia inconscia che a volte ha l'uomo maschio, all'interno degli studi professionali, perché è di quello che parlavo, poi ci sono magari altri ambiti, eccetera. Quindi mi ritrovavo a lavorare con tantissime donne, 10, 12 donne in questi studi, ed ero l'unico uomo, e andavo d'accordissimo con tutte, cosa ovviamente in maniera comica dico strana, perché dicono che quando ci sono tante donne, ma non è vero, andavo d'accordissimo con tutte, perché mi ero accorto che non avevo in maniera inconscia questo dare per scontato che ero meglio di loro. Mi sembra una cosa ovvia, però non si trova negli studi, almeno negli studi che ho frequentato io. Cioè c'è sempre, in un certo senso, una voglia di cameratismo, una voglia di non detto, cioè io e te siamo gli uomini, qui comanderemo noi fra un po', faremo carriera, eccetera. E mi accorgevo che il mio capo, i miei capi, non uno, i miei capi mi consideravano proprio in quella maniera. Cioè, mi chiamavano nell'ufficio, mi raccontavano altre cose e poi facevano quelle cose becere che fanno gli uomini da soli, quasi tutti, ovviamente, non tutti. Cioè, tipo, ma quello ha fatto quella cosa, quella ha le sue cose, quelle. E io non riuscivo ad allinearmi con questo pensiero, ma non perché sono più bravo degli altri, eccetera, o
Boh, questa cosa è innata, non riesco a capire quando io ho davanti a me se uno è donno o maschio, cioè non esteticamente. Sì, Dico, non è chiaro, che... Invece lui ci considerava meglio di loro, quando ti garantisco che non dipende dal sesso. Cioè, c'erano alcune che erano molto più brave di me, alcune molto meno brave di me, come succede in tutti gli esseri umani. Poi è ovvio, lo devo dire, perché io insegno moltissimo anche ai bambini di 10-12 anni. E ti dico che in questo caso c'è una differenza perché le bambine sono molto, ma molto più organizzate mentalmente, più precise. Vedi maschietti che sbattono la testa al muro e le bambine che stanno così, che stanno prendendo appunti. Quindi, se proprio dobbiamo parlare di differenza, se ci dovesse essere, anche se in maniera generica e statistica, c'è nell'altro senso. Quindi, quando ho ricominciato a pensare questo libro tantissimi anni fa, perché questo libro è una gestazione anche particolare, doveva essere per un altro editore, e credo che i primi disegni io li abbia fatti nel 2019, 2018-2019. Infatti, il tratto adesso mio è molto cambiato, eccetera, però. Ho voluto conservare, diciamo, quel tipo di approccio. E quindi all'interno di Rossetto, perché io ho dato per scontato che chi sta ascoltando lo conosca, però all'interno di Rossetto io ho cercato di parlare, dal mio punto di vista, ovviamente maschile, però cercando di una sorta di empatia, di mettermi nei panni di una donna, delle donne che io ho incontrato, cioè cosa le donne potevano in quel momento sentire quando gli accadeva qualcosa, qualcosa di minuscolo, qualcosa di grande, qualcosa di minuscolo come ad esempio uno stipendio minore rispetto all'uomo, oppure essere trattato in una certa maniera. Guarda, ti dico una cosa incredibile, cioè all'interno degli studi, per esempio, di avvocati, ci sta sempre la ragazza, magari carina, che ha 26 anni, che è avvocato, che entra il signore e dice signorina. Invece all'avvocato di 26 anni lo chiama avvocato. Non so se noti, forse è più una cosa del sud. Però quando entra un cliente dice, signorina, dove mi devo sedere? In realtà sono avvocati entrambi, però c'è questo concetto che la donna ha sempre qualcosa di meno. Ancora è ancora recondito, questo concetto rimane. E quindi ho raffigurato, diciamo, ho unito all'interno del personaggio principale tutti i personaggi negativi che ho conosciuto nella mia vita, ovviamente in maniera inconscia, li ho frullati e ho fatto sì che questa persona fosse negativo, fosse cattivo, poco empatico, misantropo, e a un certo punto, prendendo spunto ovviamente da uno dei miei film preferiti, cioè Non ci resta che piangere, si sveglia, non so se l'avevate notato questo, sì, si sveglia la mattina e questo misantropo diventa donna. Ovviamente con tutte le caratteristiche estetiche mie personali, cioè una donna eccessiva, sembra quasi un uomo travestito da donna, però è donna a tutti gli effetti. E quindi gli accade tutto quello che lui fa accadere alle donne, cioè diventa lui, tra virgolette, vittima, perché non parliamo di vittimismo. Quindi nasce dalla realtà. Beh, è bello perché, come dire, quello che dice io lo condivido in pieno, in toto. Oltretutto, ad esempio, quando si parla di, giusto un accenno, di omosessualità, cioè già il fatto di parlarne per me è sbagliato, perché è talmente ovvia quella cosa che non bisogna neanche parlarne. Certo, bravo, sono Io d'accordo. di questa cosa non mi capacito, cioè perché parlarne? Cioè è una cosa normale. Cioè. Però è chiaro che, ahimè, il mondo non la pensiamo tutti allo stesso modo, e questo anche forse un bene, quindi bisogna parlarne, per chi ovviamente ancora è rimasto un po' retrogrado. Anna Maria, il tuo punto di vista invece, cioè quando hai letto la sceneggiatura, sono curioso di capire Ma anche... guarda, io non ho avuto neanche il piacere di leggere la sceneggiatura, cioè io ho direttamente ricevuto tutto il fumetto per Ah, intero. ok. Poi all'inizio, infatti, molte tavole erano anche senza dialoghi e io ero lì che cercavo di capire cosa succedeva. E Tonio mi diceva, leggilo, così lo capisco. Io dicevo, sì, lo leggo, ma non ci sono i dialoghi in certe tavole, cosa devo capire? No, ma a parte gli scherzi, a me è piaciuto moltissimo il coraggio di Tonio di affrontare un argomento di questo tipo e non come fanno i grandi film con delle storie strappalacrime, drammatiche, ma con una storia estremamente realistica, reale. Che probabilmente in questo momento si sta svolgendo, sta succedendo da qualche parte in qualche piccolo angolino italiano, perché è molto anche italiana questa storia, oltre che essere una denuncia di maschilismo, che è una cosa che permea tutto il mondo, però c'è anche molto di italiano, secondo me, in questo fumetto, perché appunto l'italiano cosa intendo? Qua faccio un po'
un meme un po' alla Boris in italiano, perché appunto noi italiani abbiamo, come dire, tutta una serie di bruttezze che derivano dalla nostra cultura un pochino vecchia, e appunto quindi ci sono tutte queste dinamiche che si svolgono in uffici. Ma per esempio a me è successo qualcosa di molto simile in palestra. Vabbè, la palestra è un altro di quegli ambienti che purtroppo è un po', come dire, gli uomini regnano. Quando entrano in palestra si sentono un po' dei re, si sentono di poter fare un po' quello che vogliono. Ecco, quindi questa, diciamo, è proprio una condizione mentale. Quando l'uomo è maschio e si sente di poter fare quello che vuole, allora poi se ne approfitta, e se ne approfitta anche sulla base di un sistema che a volte gli permette di farlo. E ho apprezzato moltissimo il coraggio di Tonio e comunque in generale come ha deciso di trattare questi temi. Quindi tramite una lente autobiografica, perché in parte lui queste cose appunto le ha vissute sulla propria pelle, e mi è piaciuta tantissimo l'evoluzione del personaggio, che inizia come un essere umano terribile, che non vorresti mai nella vita empatizzare con lui, averci niente a che fare, però poi durante il fumetto questa stessa persona si ricrede, e allora tu lì veramente inizi ad affezionarti. Sì, è vero, c'è una trasformazione appunto, no? Che avviene. Posso dire una E cosa non sui solo dialoghi? fisica. Sui Sì. dialoghi? No, perché c'ha ragione, Anna Maria, perché siccome io di solito scrivo, anche se adesso sto facendo un libro solo come sceneggiatore, però di solito scrivo quello che disegno, molte volte io ho nella mia testa tutto, dialoghi, eccetera. Quindi gli mandavo ad Anna Maria e dicevo, leggi quella nuvoletta bianca, perché io la leggevo, no? Ma perché, guarda, io pensavo di essere l'unico folle che fa quelle cose. Molte volte io inserisco i disegni, ovviamente scrivo la sceneggiatura, il soggetto, poi inserisco i disegni, so che lì parla molto, lì parla poco, ma non scrivo nemmeno i dialoghi, perché mi faccio suggerire alcune volte i dialoghi dai disegni. Lo so che è una cosa molto estrema, pericolosa, però mi trovo bene in questa maniera, che poi ho scoperto co cosa che faceva Fellini, ovviamente non mi paragono a lui, dico. Aspirerei che faceva Fellini, molte volte lui faceva recitare i numeri, faceva 1, 2, 5 e poi lui li riscriveva, li pensava nel momento in cui li guardava. Quindi è una cosa comune, quello voglio dire. Quindi mi scuso con Anna Maria, però è vero, me l'ero dimenticato di questa cosa. Infatti, era, tra un'altra domanda, era proprio il processo creativo di quest'opera, no? Prima magari con Toni e poi con Anna Maria, magari parliamone, nel senso che questa cosa che dice è bella, no? Che attraverso il disegno ti ispirava il dialogo. È carina perché è una, come dire, una forma differente di scrivere, no? Di narrare. Invece ti chiedo, la regia, passami il termine, com'è stata? Nel senso, tu hai dato delle indicazioni, non in questo caso sui disegni che li hai fatti tu, ricordiamolo, Anna Maria ha fatto la parte dei colori, ma sui Io colori, sono colorato. appunto, c'è stata una, o hai dato carta libera ad Anna Maria per i colori. Parlaci un po' del processo creativo, prima scrittura e disegni, e poi magari passiamo, ad Anna Maria con i colori. Sì, allora guarda, io nel corso degli anni ho capito che il mio processo creativo, io credo molto, adesso non voglio fare il filosofo, però credo molto nella parte artistica che deriva dall'inconscio. Perché ho fatto alcuni studi, per esempio io scrivo molto anche per me, perché quando tu scrivi viene fuori una parte che tu non conosci. Molti credono che scrivendo tu pensi e quindi sei conscio, però ci sono alcuni elementi che vengono fuori proprio dall'inconscio. Quindi anche in questo io credo che l'arte sia molto, ma molto anche inconscio, insieme alla tecnica, capisci i due opposti? Cioè una delle mie frasi preferite, sempre credo rivolta a Fellini, non mi ricordo se era Fellini o chi altro, era è genio e regolatezza, non che io sia genio, genio e regolatezza, cioè unire questi due opposti strani. Quindi io parto solitamente da non un'idea, ma da un concetto forte, che in questo caso, nel caso ad esempio del mio libro dell'Ilva, era un operaio al confronto con l'Ilva. Nel caso dei nonni, era il sesso all'età adulta, nell'età adulta. In questo caso era cercare di capire il concetto da cui parte tutto, e cercare di capire come una persona si potrebbe sentire un uomo, anzi, io mi potrei sentire sentendomi nascendo donna o trasformandomi in donna. Quindi quello è l'incipit iniziale su cui costruire tutto. Poi scrivo un brevissimo soggetto, cioè non è una cosa che devono fare tutti, cioè non è una lezione di sceneggiatura, no, perché non voglio, io non insegno questo a scuola, quindi non voglio, perché ci sono
degli autori molto più importanti di me che insegnano un metodo standard. Io parlo del mio metodo, quindi scrivo un brevissimo soggetto all'interno del quale c'è tutto, però so già qual è il finale, so già qual è il centro, eccetera. Anche se poi mi piace molto meravigliarmi. Cioè, io il finale di questo libro, che magari potremmo accennare senza dire, l'ho scoperto poi disegnando. Mi piace molto scoprire quasi inconsciamente. Quindi è l'unione di elementi tecnici e molto rigidi con lasciarsi stupire da quello che hai disegnato. Ok? Quindi tante scenette, tante gag che io metto. Sì, umorismo, più che umorismo, metto il modo grottesco che ho di vedere la vita. Cioè, mi viene proprio in maniera inconscia questo. Infatti, anche per questo credo, come diceva Anna, del coraggio, cioè io il coraggio perché è così che intendo comunicare o essere artista, chiamiamomi artista come elemento qualificativo. Cioè, io so fare solo questa cosa, solo in questa maniera. E capisco che a volte dovrei smussare anche questo mio eccessivo modo di raccontare le storie, tutte particolari, sesso tra anziani, trasformarsi in donna, però ho capito che io sono quello, quindi comunque vedo che vengo apprezzato, gli editori alcune volte cercano di portarmi, dico la verità, cercano di portarmi, non questo editore, però in altri casi, in qualcosa di più, non vendibile, ma più facile, meno coraggioso, tra virgolette. Infatti, vabbè, magari ne parlerò alla fine. E quindi, diciamo che il processo creativo nasce dall'unione di un brevissimo soggetto con elementi che mi fanno sorprendere mentre disegno. Quindi c'è istinto e tecnica, che è molto pericoloso, lo so, però ho capito poi negli anni che il mio modo di scrivere, quindi mi trovo benissimo. A volte non te ne accorgi perché magari finisce il libro e dici, vabbè, forse ho fatto qualcosa, perché il libro fumetti è fatto di ritmo, è fatto di gag al momento giusto, di serietà al momento giusto. E in realtà, in maniera istintiva, credo che mi venga, non bene, che mi venga. Quindi lascio interagire queste due cose. Volevo dire un'altra cosa, per esempio, c'è un elemento che riguarda, lo dico in maniera generica, il femminicidio alla fine del libro, verso la fine del libro, che io non avevo assolutamente previsto. Cioè, è venuto fuori in maniera istintiva. Infatti, se noti, prima del femminicidio c'è un'altra parte che riguarda, diciamo, un elemento sessuale, che era la parte principale. Invece, alla fine del libro accadono due cose contemporaneamente molto, non gravi, due cose molto intense, che sono venute fuori dal libro. Quindi questo è il mio processo creativo, cioè un'unione di tecnica con istinto. Ok? Con emotività. Per quanto riguarda invece la colorazione, ti dico che io ho cercato prima di tutto dei colori che non uso mai, cioè una tavolozza di colori molto più felici, molto più brillanti rispetto a quelli che uso di solito, perché io sono amante del fumetto anni 70, quindi uso dei verdoni, dei bluoni. In questo caso ho voluto cercare di uscire da me, infatti non l'ho colorato io anche per quello. E allora ho detto, guarda, io posso dare delle indicazioni di colori che io di solito non uso. E poi voglio che ci sia una libera e totale interpretazione di un altro colorista. E l'editore ha chiamato Anna. Ma ti dico che non è in questo caso solo un puro ornamento, un puro colore, ma secondo me il colore in questo caso racconta anche quello che succede, parte anche del. E quindi faccio Fantastico, parlare a Anna. sì. No, prima, giusto un inciso, nel senso che è bella la parte che lasci anche alla casualità, no? Che ti fa prendere e poi si trasforma in storia, in narrazioni. Invece per i colori, e poi lascio la palla ad Anna Maria, io quando ho letto il titolo, io ho visto la copertina in digitale, ho detto, cioè mi sono immaginato tutta la colorazione, ed è stata per quella che mi sono immaginato. Non so, c'è stato questo. Perché già il titolo col colore mi dava questa impressione e c'era questa conformità rispetto alla mia visione, no? Diciamo, iconografica del fumetto, che poi è stata confermata. Anna Maria, vai, vediamo Beh, questo. allora, per Così quanto così riguarda la abbiamo. colorazione, c'è stata una storia un po' particolare, perché in verità prima di essere chiamata io, è stata chiamata un'altra persona, una ragazza bravissima, una professionista, si chiama Valeria De Sanctis, se non erro, perché io purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerla, neanche di parlarle, e lei ha colorato le prime 20 tavole del fumetto. Poi io non so bene cosa è successo, ma
ci sono state delle dinamiche, lei ha lasciato il progetto e sono subentrata io. Ma quando sono subentrata io non mi è stato detto all'inizio di rifare da capo il fumetto, ma mi è stato detto di continuare quello che aveva già fatto lei. Quindi io dovevo prendere in mano il suo lavoro e continuarlo imitando il suo stile, imitando quello che aveva lei, quello che aveva fatto lei fino a quel punto, senza che si notasse la differenza. Quindi il fumetto è iniziato così. Poi, a fine fumetto, mi si viene a dire che la ragazza si è del tutto ritirata dal progetto, ho dovuto rifare anche le 20 tavole colorate da lei, ma ormai il fumetto aveva preso quella piega, aveva quell'identità e quindi quella è rimasta. Quindi, in verità, per i colori da inizio c'è da ringraziare Valeria, perché è stata lei a mettere, come dire, a fare l'inizio, poi io ho continuato e quindi mi sono adattata, però ho avuto comunque molto piacere di approfittare della libertà che mi è stata data, appunto, soprattutto da Tonio, che mi ha dato tantissima libertà con i colori, non mi ha mai dato particolari, come dire, restrizioni, indicazioni, anzi, è stato veramente fantastico da questo punto di vista. E spesso e volentieri ho apprezzato anche tantissimo il fatto che molte vignette fossero prive di sfondo, così da poter dare appunto dei colori negli sfondi che fossero completamente simbolici. Appunto, a me è piaciuto moltissimo colorare rossetto perché, a differenza dei soliti lavori che ho fatto, soprattutto per la scuola, non mi sono limitata a fare una colorazione realistica, ma ho appunto approfittato per comunicare con il colore, perché il colore è una specie di lingua a sé stante. Tu con i colori puoi comunicare una serie, un enorme spettro di emozioni, di sensazioni, di stati d'animo. I colori di per sé non hanno un significato preciso, però in base al contesto in cui tu li stai utilizzando, i colori possono assumere dei significati ben precisi e quindi dare tutto un altro gusto alla scena che stai leggendo. Guarda, io ti direi di iniziare magari la condivisione, così faccio Sì, ecco vedere qualche tavola che io qua. ce le ho qui. Vai, è pronta. Ok, bene, per esempio in questa tavola qui, dove abbiamo il nostro carissimo protagonista Filippo, che appunto è all'inizio della storia, perciò è in uno dei suoi tranquilli momenti in cui se la sta prendendo chiaramente con sua zia, perché c'è sempre quasi in ogni tavola una donna con cui quest'uomo se la sta prendendo, e questa cosa mi fa molto ridere, però è anche il punto della situazione. E appunto, nonostante la sua stanza sia azzurra, in questo caso io ho voluto dare con degli sfondi colorati, il giallo e poi il rosso, fare vedere come la sua rabbia stesse aumentando in quel momento tramite appunto l'uso di questi colori. Però non è che il giallo e il rosso significano soltanto rabbia, anzi possono significare moltissime altre cose. In questa vignetta, in quest'altra tavola, ad esempio, qui Filippo ha già subito il cambio che io non spoiler, appunto, c'è stato i lettori se lo vorranno scoprire dovranno recuperare il fumetto. Però questa tavola a me piace moltissimo perché letteralmente la prima volta che Filippo si ritrova non solo dall'altro lato della barriera, ma si ritrova a subire il ritmo di lavoro oppressivo, ansiogeno che di solito dovevano subire le sue colleghe e che lui non riusciva neanche a vedere. Lui lo riesce a vedere soltanto nel momento in cui finalmente lo subisce. E ho voluto rendere la pesantezza di questa scena tramite questa scelta di colori, ma anche di luci, che non hanno niente di realistico perché la stanza in cui si trovava prima era molto bene illuminata, perché dovrebbe essere adesso così in penombra. È una scelta apposta, in questo caso, come dire, simbolica, teatrale, per far percepire il suo stato d'animo di pesantezza, di depressione, di tristezza, appunto. Di qualcosa a cui lui non è abituato a sopportare. Quasi oppresso, Invece, eh? quasi sentirsi oppresso. Sì, esatto, bravo, un senso di oppressione. Infatti, a me piacciono molti questa tavola mi piace moltissimo come Tonio ha impilato queste carte. La carta è una cosa leggerissima, ma quanto sembra pesante questa carta impilata alle spalle della nostra Ornella, perché appunto la quantità di lavoro si sente proprio che pesa sulle sue spalle curve, e io volevo che questo disegno rendesse bene con i colori questo senso di oppressione, appunto. E invece, per esempio, in quest'altra coppia di tavole, ho voluto approfittare di questa bellissima scena per collocare un bel tramonto molto, come dire, teatrale, molto simbolico. Appunto, ho riutilizzato il giallo che prima era stato usato in maniera negativa e invece adesso viene usato in maniera positiva per dare un senso di quasi epicità a questa scena dove c'è la nostra Ornella che fa questo bellissimo gesto liberatorio. E
Voglio dire, i colori, le ombre, le luci sono tutti quanti puntati in una specifica direzione proprio per farti sentire in questo momento l'impatto emotivo che lei sta vivendo, no? La sua, come dire, piccola rivincita su questo ennesimo uomo che incontra e che la maltratta, come prima comunque faceva lui stesso, senza E in rendersi questo conto caso forse già. deriva tutto da Anna, eh? Cioè questa interpretazione deriva tutto da lei, quindi ecco perché dico che anche lei racconta, cioè questa Sì. ombra, questa è una cosa che viene fuori da lei, sicuramente perché la mia tavola gli comunica questo, per Chiaro. carità, però io non gli ho dato nessuna indicazione, è venuto fuori No, tutto esatto. da lei. Io mi sono limitata ad interpretare le tavole di Tonio e ho deciso appunto di dare senso a ogni singola piccola vignetta tramite appunto l'utilizzo del colore, perché il colore è una potentissima lingua comunicativa e anche, non solo il colore, ma anche appunto la luminosità, quindi come tu bilanci e posizioni le ombre in un'immagine, queste possono dare appunto delle sensazioni poi molto diverse alla fine come risultato finale. E non potevo farmi mancare questa occasione di fare questa scena bellissima. Infatti, queste due tavole qua sono veramente molto, molto, insomma, mi piacciono molto. E invece, per esempio, subito dopo in quest'altra tavola, che in verità a livello cronologico si posizionerebbe prima dell'altra, io non ve le sto mostrando cronologicamente. Qui lei ha subito da pochissimo il passaggio, lui, lei, insomma, Filippo è da poco diventato Ornella, e qui invece lui si dispera e c'è comunque un tramonto, no? C'è comunque questo giallo che inonda questa scena dove lui si dispera sul tavolo, però qui appunto volevo dare l'impressione del fatto che lui si sta effettivamente disperando, cioè lui non è affatto contento all'inizio purtroppo di questa cosa che gli succede. Sempre tramite gli stessi colori, tramite però il posizionamento diverso, ho voluto dare delle sensazioni appunto molto diverse. Bello. E poi c'è comunque da dire che molte di queste tavole avevano comunque, non molte, alcune avevano già una base di colori passate da Tonio. Alcune nello specifico immagino magari quelle che già lui un attimino si immaginava come potevano essere. Io spesso e volentieri ho ottenuto quello che aveva fatto lui, ma altre volte ho voluto cambiare. Per esempio, adesso non mi ricordo questa tavola qua nello specifico se Tonio aveva già Sì. steso dei colori. Sì, Sì, l'avevo steso, perché non vedevo esatto. l'ora di fare il giallo lì della pipì. Esatto, e a me è piaciuto moltissimo che avevi fatto questo bagno così rosso e io l'ho voluto lasciare rosso, anzi ho voluto accentuare il rosso con altre ombre, altre luci, perché appunto mi piaceva come questo posto, i bagni sono tutto tranne che rossi, questo posto che doveva essere un normalissimo bagno è diventato un posto carico di negatività, no? Come si dice? Di qualcuno che vuole respingere qualcosa. Questa donna che è entrata qui per sbaglio è letteralmente un'intrusa, cioè tutti gli uomini lì si girano a guardarla come dire: tu cosa ci fai qua? Sei fuori posto, qui non ci devi stare. Perché E ho voluto lei non è dare ancora questa idea. abituato, è uomo da pochi, è donna da Sì. pochissimo. È donna da pochissimo, ma già inizia a percepire comunque, anche se cioè, lui non si rende conto che essendo cambiato esteriormente, già gli altri lo trattano in maniera diversa. Per lui si sente ancora uomo qui, perciò per lui è normale, non fa niente se è entrato nel bagno degli uomini, non fa niente neanche se lo guardano male, ma in verità fa molto, fa moltissimo, cioè non dovrebbero succedere questo genere di cose, non dovrebbero esserci questo tipo di disuguaglianze e questo genere di contrapposizioni. Per esempio, anche qua c'è una bellissima tavola delle primissime volte che Filippo ha a che fare con la sua nuova realtà e mi è piaciuto moltissimo enfatizzare il dramma che doveva essere appunto per lui anche semplicemente vestirsi e poi però subito dopo c'è questa decisione, no? Questo ok, adesso ci concentriamo, adesso entriamo, ci mettiamo nella quadra. E tutto questo, appunto, io ho sempre approfittato tutte le volte che avevo una vignetta priva di elementi di sfondo per utilizzare appunto dei colori simbolici. Sai che questa tinta unita anche come sfondo era forse un po' inconscio, ma quello che diceva Tonio prima c'è un rimando anche inconscio agli anni 70 nei colori, eh? Cioè io Sì, l'ho sì, sì. percepito, cioè è molto sottile, però è molto bella, è velata, no? In Perché piccoli comunque i dettagli. disegni di Tonio si prestano, si vede che Sì. sono un po' pensati appunto per rendere così. Infatti sì, io ho approfittato e poi comunque
ho dovuto seguire una linea di colori che era già stata scelta, anche se appunto poi dopo io ho anche rifatto le tavole che ha fatto Valeria. E anche lì non ti dico rifare delle tavole che io ho dovuto fare uguali, ma farle un po' diverse, un manicomio. Però per esempio quelle che vi sto mostrando adesso sono tutte quante tavole che ho fatto direttamente io. Per esempio questa qui mi piace moltissimo, dove Ornella Filippo, insomma, per la prima volta si trova a incontrare il ciclo. Che è un tema, come dire, un po' un tabù. Se ne parla, ma non se ne può parlare, dipende un po' da come ne parli. Io ho apprezzato moltissimo che Tonio ne abbia parlato e ne ha parlato anche bene. Sono molto contenta del fatto che l'ha fatto e volevo dare il giusto peso anche a questo tipo di scene qua. Bene, c'è un bellissimo lavoro, cioè, mi piace moltissimo anche il tratto che Tonio utilizza, in modo molto grottesco, cioè esce fuori la contaminazione tra voi due e tra comunque no, tutta l'opera, cioè esce fuori un prodotto veramente eccellente che a me è piaciuto tantissimo, Sì, mi ripete dopo diciamo l'opera. che il mio tratto naturale, anche se ovviamente è sempre in progressione, adesso disegno leggermente in maniera diversa, ovviamente perché questo è 3-4 anni fa, però è sempre in relazione al mio modo di narrare, cioè quando io scrivo delle cose grottesche, inconsciamente, non è che dico adesso mi smetto a scrivere delle cose grottesche. E disegno in maniera grottesca le cose grottesche, cioè c'è una commistione, cioè, Chiaro, sì. ovviamente un Dylan Dog così non renderebbe, come non renderebbero i disegni di Dylan Dog nel senso dei disegni realistici in una storia così, cioè Assolutamente. c'è bisogno che ci sia un eccesso, un calcare molto la mano per renderlo sicuramente divertente, eccessivo, forse anche disturbante. Vestito da donna, cioè io nelle prime volte in cui lei nasce donna, ci sveglia donna, cioè faccio in modo che lei si guardi nelle mutande, cioè perché non trova qualcosa, cioè noi non lo vediamo, però lei abbassa la Sì, testa sì, sì, sì. ed è proprio cioè non è che lo faccio apposta per stupire, è proprio una mia cifra, cioè è proprio che deve essere tutto sempre così molto, molto eccessivo, però anche vero dal mio punto di vista. Chiaro. Bello, bene. Infatti, per esempio, questa tavola qui, bellissima, insomma, la classica ceretta sulle gambe che fa sempre un male cane, Sì. e che solo noi ci facciamo, immagino, i modelli, insomma, non sono molti gli uomini che vanno incontro a questo genere di torture qua. Insomma, veramente bellissima la tavola, mi è piaciuta tantissimo. Infatti, ho detto qui c'è da andare giù di brutto con i colori perché dobbiamo fare sentire un po' di dolore di questa signorina. Perfetto. Allora. Ah, ecco, qui abbiamo Ah, anche quest'altra questa è serie bella, di sì. Vabbè, c'è. questa coppia di tavole. Mi piace tantissimo che c'è lei che incontra l'ennesimo che la tratta, insomma. Così, e quindi lei si sfoga, cioè, c'è proprio il momento dello sfogo che dice: Ok, adesso questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e quindi si annulla il locale, il posto, i tavoli, gli altri ospiti, tutto si annulla e c'è soltanto lei che se la sta prendendo con questo signore qua perché se lo merita ed essere fuori tutto, appunto, lei butta fuori tutto quello che aveva dentro, col primo che capita. Chiaro. Beh, Molto qui c'è bella. l'omaggio bellissimo ad Hopper, un grandissimo pittore, e quindi. Sì, in realtà è un doppio omaggio, cioè un omaggio a Hopper e un omaggio al bar Mincuccio, che è il bar del paese in cui sono nato. Quindi Ah, quello non lo è un conosco. doppio omaggio. No, vabbè, ovviamente lo sanno Chiaro, solo chiaro. chi Chi, sì. frequentava quel bar. Ah, è vero, beh, sì, esatto. Sì. Ci sta. Però C'è io sempre un po' di volevo. realtà. Sì, no, ma finisce tutto poi dentro. In realtà io però, vedendo queste tavole adesso, volevo sottolineare il fatto che lui, comunque Filippo, poi diventato Ornella. Cioè, questo che voglio far capire che alcuni editori con cui ho parlato non erano sempre d'accordo è che lui comunque è avvilito. Cioè, lui è avvilito di essere donna. Cioè, non perché sia ovviamente una cosa negativa, però lui sente su di sé la differenza di trattamento. Ok? E questa differenza di trattamento, adesso che la capisce, l'avvilisce. Cioè, lui non è che dice è brutto essere donna, però dice
Ma perché mi devono trattare in questa maniera? Ovviamente è un elemento narrativo, non è che tutto il mondo per forza tratta le donne in questa maniera. Io prendo sempre una serie di personaggi, sempre negativi, per accentuare, c'è sempre l'eccesso. Però lei è avvilita e triste, non dice mai, ma io sono contentissimo di essere donna. Anzi, molte volte dice, ma come fate? Cioè, ma come fate nel senso anche di ammirazione, capito? Sì, Allora come questo fatto. sopportate? Allora, questo fatto di essere avvilito commercialmente poteva essere visto una cosa brutta, perché non puoi disegnare un uomo che diventando donna non vuole essere donna. Cioè, capito? Che poi era partito tutto da un verso di una canzone, cioè questo avvilimento era partito da un verso di una canzone di John Lennon che fece un sacco di polemiche, che diceva Woman is the la donna è il negro del mondo. Cioè, nel senso che è trattata in quella maniera. Sì, Eppure sì, all'epoca gli fecero una polemica gigantesca per questo verso. Quindi, capito? Cioè, e lo vedo dalla terza vignetta, dalla quarta vignetta della prima tavola, che è proprio avvilito. sì. Lo diceva qui, se non ricordo male. Sì, Donna il negro del Ah, mondo, sì, è qui a questa vero, tavola lo diceva. non Sì, io ormai me lo ricordo a memoria, diciamo, il fumetto, certo, dopo averci lavorato. beh, chiaro, chiaro. Bene, Infatti, ragazzi, l'ultima coppia di tavole che volevo mostrare era questa Vai. qui. Che appunto è quella del femminicidio di cui parlava Tonio all'inizio, infatti volevo mostrarla perché questa coppia di tavole qua, diciamo che è quella, non dico più significativa di tutto il fumetto, però qua si tirano le somme, si arriva un po' alla conclusione e volevo che questo momento fosse molto importante, infatti qua c'è tutto stato uno studio di colori, di luce, di ombre per rendere il momento drammatico e la tensione, per fare un vero e proprio climax, anche perché poi subito dopo ci sarà la risoluzione, ma quella gli spettatori non potranno vederla adesso. Ma poi anche lei non se l'aspetta nella prima vignetta, cioè nelle pagine precedenti, lei come me mentre lo disegnavo non me l'aspettavo che sarebbe successo questo. Non me Sì, l'aspettavo. no, io infatti non Pure me l'aspettavo per niente. Sono arrivata qua, ho detto cosa? Che lei. Sì. E cosa anche succede? Ornella era seduta in una piazza che ricorda una piazza reggiana, ovviamente non lo è in maniera grottesca, poi a un certo punto sente delle grida e mi è venuto in mente di disegnare questa sua collega, quella sulla destra, quella con l'occhio nero, è una sua collega che noi vediamo sempre durante il fumetto, che poi io poi sono andata a ricolorare l'occhio nero e l'ho chiamata Panda in maniera ovviamente ingiuriosa, lui la chiama sempre Panda, e alla fine del fumetto capiamo perché lei c'ha quell'occhio nero, perché c'è il marito, eccetera. Ma mi è venuto tutto alla fine. E vedi quel pugno, io dico solo questo, poi non so se è uno spoiler, vedi quel pugno, lo sbam finale, quello in realtà è il pugno che tutti gli uomini, secondo me, vorremmo dare in questi casi per cercare di difendere, di fermare questa cosa, no? Quindi io mi sono sempre immaginato, se mi fossi trovato, avessi avuto la possibilità, ovviamente non nella realtà, è un elemento immaginario. Mi fossi trovato per strada quando c'è un marito magari che picchia o vuole accoltellare o vuole sparare una donna, come sarebbe bello picchiarlo, non per reagire con violenza, ma per contrapporre, capito? Per dare, e Per dargli una in lezione. questo caso parlo da maschio, cioè da maschio e da uomo, per far capire che non tutti gli uomini siamo così, e volevo dare quel pugno simbolicamente per una questione di empatia con queste donne che soffrono, che hanno sofferto. Chiaro, un messaggio collettivo in una piccola vignetta, è E bellissimo. mi faceva ridere il fatto che lo desse lui, che è donna, Ornella è donna, però mi rappresenta perché era uomo e c'ha magari quella forza da Questo è respingere proprio il punto questo. di svolta definitivo di Filippo, potremmo anche riassumerlo così, dove finalmente Filippo, proprio una volta per tutte, adesso lui è, non dico che è passato dalla parte delle donne, ma è passato dal lato dell'umanità, ecco, potremmo metterla così, è diventato una persona che adesso non fa più distinzioni, se le fa nei confronti di soggetti di questo tipo, cioè di soggetti che se lo meritano, di soggetti che stanno Yes. facendo qualcosa di ingiusto. Però io voglio dire una cosa anche, perché giusta l'interpretazione di Anna, è giusto che tutti dobbiamo interpretare in un certo modo. Però è vero pure che il libro non finisce in maniera bonaria, cioè non è che ok, adesso abbiamo capito tutti e adesso ci comportiamo bene. Finisce, No, come dice infatti lui, subito dopo.
nella realtà, cioè, e comunque viene fuori come ultimo personaggio il capo, che viene fuori, cammina e dice delle cose contro le donne, perché comunque le cose persistono, non è che finisce il libro e bonariamente succede come Casablanca o i film americani negli anni 50 dove va tutto bene. Cioè, comunque io riporto tutto sempre alla realtà che ho vissuto e che vivo. Chiaro. Bene, bene. Bene, allora Veramente. io chiudo qui intanto le tavole. Ok. Direi che Dici tu possiamo qualcosa del chiudere. libro. So che abbiamo sforato, però dici tu. Ma non necessariamente complimenti, dici perché non abbiamo Oh. avuto modo di. No, io ho apprezzato il tema scelto, nel senso che, appunto, come dicevo prima, se non se ne parla, per me, come dire, è meglio, nel senso che dovrebbe essere una cosa molto ovvia, però parlarne fa bene perché molte persone sono appunto chiuse in loro stesse. E a me è piaciuto tantissimo, al di là del tema, il tratto che tu hai utilizzato. Tu ovviamente mi dici che l'hai fatto quasi 3 anni fa, però per me è un tratto molto fresco, nel senso che mantiene, non so se è il termine corretto, questa contemporaneità. Cioè io l'ho visto oggi e me lo sono immaginato per come è, no? Questo qui. Quindi ho apprezzato molto questa fase qui. E quello che mi ha colpito moltissimo è proprio questo. Poi, vabbè, l'abbinamento dei colori, il testo, quello è un plus, non un di più, che da cornice poi crea una completezza, una completezza. Tant'è che l'ho consigliato anche a dei miei amici da leggere. Quindi, un po' questa. Non mi addentro nella critica totale perché non No, sono qui no, 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 volevo, con il parere siccome personale. abbiamo avuto poco modo di interagire perché dobbiamo iniziare ancora la presentazione, eccetera, allora ero curioso di conoscere, perché noi parliamo delle nostre opere, però è giusto che anche Chiaro. chi le legga ce le indichi. Chiaro, Sì, per chiaro. noi è molto importante ricevere un feedback, perché noi il fumetto l'abbiamo fatto, ci siamo così dentro che ci viene anche difficile vederlo da fuori, quindi è molto importante per noi Sì. sapere effettivamente poi i lettori cosa ne pensano. Chiaro, è una parte importante quella. Assolutamente. Allora, ci avviamo alla fine. Vi faccio le ultime 2 domande. Una è legata ai vostri progetti futuri. Quindi vi lascio la parola e diteci un po' voi chi vuole. Non do. Iniziamo sempre con Anna? Vai. Sì. Ah, da me? Sì. Vabbè, tanto io non ho moltissimo da dire sui miei progetti futuri perché in questo momento purtroppo non sono, sto lavorando, come dire, un po' a quello che capita. Vorrei tanto avere del tempo. Più che del tempo è molto difficile quando si vuole fare un fumetto senza avere un altro sostegno economico da un'altra parte che ti può Chiaro. dare una mano, perché tutto il tempo che tu lavori al tuo fumetto, purtroppo in tutto quel periodo non guadagni. Quindi diciamo che io ho molto desiderio di fare un fumetto mio, tutto quanto realizzato da me, però tutto un altro genere nei confronti rispetto a quello che fa Tonio. Io sono proprio di un'altra pasta, io faccio più storie, come dire, per ragazzi, storie d'avventura. Per esempio, mi è piaciuta moltissimo la linea di Dragonero per giovani che hanno fatto, che è molto carina, ecco, cose di quello stile lì che mi piacerebbe fare. E quindi al momento io di veri progetti in cantiere, in questo momento non ho purtroppo niente da dire, però c'è qualcosa a cui sto lavorando, quindi magari in futuro finalmente ci sarà qualche bella notizia in merito. Beh, c'hai una visione, che già questa è una cosa importante, Sì, no? di Hai uno sicuro, sguardo. grazie alla scuola mi sento finalmente in grado di fare un fumetto, soprattutto grazie anche a questa esperienza che ho avuto con Tonio, sono sicura di riuscire a colorarlo, quello sì. Però diciamo che per esempio gestire un intero fumetto da zero è molto più impegnativo. Tonio ha un'esperienza incredibile in confronto a me, io ho appena iniziato, però mi piacerebbe moltissimo già, come dire, buttarmi anch'io in questa avventura. Tonio? Ma io direi prima di tutto che sono sicuro che Anna ce la farebbe a fare un fumetto, perché ci sono vari elementi quando uno deve disegnare un fumetto, a parte ovviamente l'elemento tecnico e la professionalità tecnica, e credo proprio che Anna lo abbia, però c'è anche una fiducia che bisogna avere, e una fiducia nell'arte, una fiducia in quello che vuoi raccontare, quello che vuoi comunicare, e quindi mettersi e lavorare. Cioè uno con i tempi che ha, ovviamente con gli introiti economici che ha. Poi solo finendolo si rende conto se lo può fare o meno.
Cioè ci sono degli elementi, come dicevamo all'inizio, consci e tecnici, e degli elementi invece inconsci che devi far andare, devi credere in te stessa. Quindi io non vedo l'ora di leggere il fumetto di Anna, dico la verità. Ma ripeto, non è per sviolinare, perché noi, che credo non ci siamo mai visti di persona, perché quando ho fatto No, la è lezione a vero. Reggio Emilia tu non c'eri, ok. No, Però sono andato. era una lezione a distanza, Ah, ok, sì, no, ma chiaro. io sono Però, tornato ma era adesso. una lezione, Sono era tornato. sempre così, in videochiamata. Sì, però sono tornato adesso e tu già avevi finito, eri riprovato. Sì, io ho già finito, Ok, vabbè. sì. Comunque, voglio dire, non è per fare una sviolinata, ma veramente siamo sempre andati d'accordo. E proprio pure questa contrapposizione anche di gusti sta a significare proprio il fatto che anche persone diametralmente opposte, anche dal punto di vista del genere che amano, possono comunque lavorare insieme e dare origine a qualcosa che è comunque Certo. particolare, che Infatti, non se avrei in fatto da solo. Dimmi, dimmi. futuro dovesse capitare di nuovo l'occasione di colorare un fumetto di Tonio, ma subito, molto volentieri, ho Volentieri, lavorato volentieri, benissimo con volentieri. Tonio e mi piace molto colorare i suoi fumetti, perciò, per esempio, potrebbe esserci, forse più vicino a questo punto, un altro fumetto di Tonio colorato da me che il mio. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, io invece adesso mi sono cimentato per la prima volta solo sulla sceneggiatura, però di un libro illustrato per bambini che si dovrebbe intitolare La Puglia è una favola ed è un libro che racconta una sorta di viaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, però in Puglia, perché sono pugliese, con una disegnatrice bravissima che si chiama Simona Versi, pugliese come me. E adesso vediamo, vediamo, dovrebbe andare in porto. Noi abbiamo quasi finito, stiamo cercando non tanto l'editore perché abbiamo delle alternative, diciamo così. Siccome è una cosa che riguarda un aspetto, sì, sicuramente turistico anche, però anche emozionale, perché tutti siamo, tutti, io e la disegnatrice siamo nati in Puglia, quindi vorremmo, diciamo, diffonderlo al meglio. Quindi non sappiamo se è meglio un editore oppure una partnership addirittura con la regione. Quindi stiamo pensando cosa. Però è fantastico, è bellissimo perché ho visto le mie parole al di fuori dei miei disegni. Sai perché? Perché io ho anche, diciamo, degli agenti che mi cercano di vendermi all'estero, però effettivamente il mio tratto è molto marcato, è molto grottesco e tante volte vogliono prendermi solo le storie e farle ridisegnare da un altro, cosa che all'inizio non apprezzavo. Adesso invece ho cominciato a capire che forse è bello anche cimentarsi col racconto e guardando le tue immagini, le tue parole raccontate da qualcun altro, ovviamente meno eccessive, meno grottesche, però è sempre un'interpretazione. Quindi questa è la cosa più imminente. Poi ho una storia, un libro strano che è a strip, cioè scusate, a pagine singole. E poi c'è dentro anche cruciverba, un puzzle, delle cose particolari sul rapporto che hanno adesso i genitori con i propri figli piccoli. Cioè hanno un rapporto i figli quasi di supremazia, ovviamente sempre in maniera grottesca, cioè decidono dove dobbiamo andare, cosa dobbiamo mangiare, se in macchina si annoiano, eccetera. Quindi avevo pensato questa cosa per un editore, e però ho disegnato metà libro, perché sono molto veloce, quindi prima già disegno metà libro e poi lo pubblicano, e però non è ancora effettivo. Poi c'è un altro progetto, bellissimo, speriamo che vada in porto, con, credo, non so se lo posso dire, però con qualcosa che riguarda l'Abruzzo e qualcosa che riguarda D'Annunzio. In questo caso io sarei non proprio disegnatore, ma sceneggiatore, farei layout e poi una disegnatrice farebbe altre cose. Quindi queste sono le cose imminenti. Poi avevo quel progetto perché, come dice la direttrice della Scuola Internazionale di Comics, Tony è l'uomo dei progetti, effettivamente, avevo un altro progetto di un fumetto che si sarebbe dovuto intitolare Fumetti per l'evasione, dove racconto proprio le storie che ho incontrato in carcere. Però questa è una fase proprio embrionale, ho disegnato solo 10 tavole, c'è un editore interessato, però come vedi, quindi i progetti sono tantissimi. Devo Voglia. solo firmare, perché la firma, i soldi e tutto il resto sono una cosa fondamentale quando uno vuole fare questo lavoro per professione. Quindi non è brutto dire dobbiamo firmare o dobbiamo essere pagati, io lo ribadisco sempre. Devo solo firmare, quindi quando firmo uno di questi contratti inizio a lavorare Chiaro. su uno di questi. Chiaro. Va bene. Abbiamo fatto un bel resoconto, excursus del vostro progetto, della vostra vita, dei vostri progetti futuri. Io vi ringrazio del vostro tempo. Anzi, l'ultima domanda che faccio un po' a tutti, eccolo il rossetto. Se consigliate un fumetto ai nostri lettori, un fumetto della vostra vita, qualcosa che vi è piaciuto, un consiglio spassionato. Sì, chi inizia? Inizia tu, Anna.
Anna, ormai tu. Allora, io consiglio questo qui, Gaze Machine, di Lorenzo Ceccotti, che è appena uscito, anche di recente vinto il premio Tuono Pettinato. E niente, ve lo consiglio moltissimo, a parte perché appunto è un fumetto veramente, veramente bello, e soprattutto per chi l'ha fatto. Lorenzo è una persona incredibile, eccezionale, a parte che è un nostro connazionale, e poi sono veramente fiera di tutto quello che sta facendo a livello di tutela della situazione delle AI che c'è, perché in questo momento appunto lui è cofondatore dell'associazione per la regolamentazione delle AI che si chiama EGAIR, e quindi Ah, insomma, grande. sono molto. Sì, è veramente una persona che si fa subito avanti per le questioni, quelle veramente importanti. E niente, quindi questo è il fumetto che vi consiglio io. Grande, grazie, perfetto. Allora, io non ce l'ho qui perché non mi ero preparato, però Capito. posso dire che per i disegni, e che per me è il più grande di tutti al mondo, lo so che è una cosa molto strana questa, però l'ho anche conosciuto. Ma per i disegni, non per sottovalutare i testi, perché sono anche incredibili, però per i testi ne voglio consigliare un altro. Per i disegni, qualunque cosa che ha fatto José Muñoz, o José Muñoz, adesso non sono argentino, in particolare nel Bar mi piace moltissimo, perché coniuga delle storie brevi con delle fucilate di neri, bellissimo. So che è un fumetto vecchio, sono un fumetto, però vengo dagli anni 70 anch'io. Quindi José Muñoz è il mio disegnatore preferito della vita, mentre consiglierei New York di Will Eisner, che invece è il mio sceneggiatore preferito, non che non sia un grande disegnatore, però le storie di Will Eisner sono incredibili, mi fanno. Poi tra l'altro trovo che siano perpetue, cioè anche lui, se lui racconta qualcosa degli anni 30, qualcosa degli anni 40, racconta comunque di razzismo, racconta comunque di tradimento, racconta cose, tematiche che sono all'interno degli uomini, e poi li racconta in una maniera molto emozionante. Ciò non vuol dire che non legga, io leggo tantissimo, leggo, non lo so, 5 fumetti al mese, 7 fumetti al mese, non lo so, quindi mi piacciono tantissimo e potrei consigliare anche dei fumetti usciti da pochissimo, quindi non snobbo quelli. Però se dovrei dire i miei fumetti della vita sono quelli là. Esattamente quello, perfetto. Grazie mille. Allora, ragazzi, chiudiamo. Io vi ringrazio nuovamente. Magari ci rivediamo in futuro, chissà. È stato un piacere avervi Un qua. piacere. Grazie a chi Anche ci ha per me. seguito. E ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a Ciao. tutti, grazie ancora, ciao.